Entriamo, Dante. Oh no, il corpo di Beatrice. Eccomi. Perché, Dante? Perché hai rotto la tua promessa? Io non capisco. Non capisco. Brutto porcello. Capisco io a te, Dante, ti capisco io. Ed eccola qui. La bestia mia di paura, il cor compunto. Aiutami, che ella mi fa tremare le vene ai polsi. La croce di Beatrice. Su ciò che è sacro, giuro di rinunciare ai piaceri della carne. Fino al ritorno da questa nobile crociata. Certo, certo. Mi sono data a te perché io so che sarai fedele al nostro amore. Come no? Il nostro amore. Mercenari fiorentini, per aver portato la croce a reclamare la Terra Santa, il vostro immacolato padre vi assolve adesso da tutti i vostri peccati. Come no, certo. Fosse facile. Oh cavolo, sta crollando tutto. Le porte dell'inferno si sono aperte. Allora, ora usare il potere della croce, usa cerchio. Madonna mia. Ste bestiacce infernali fatte bene, eh. Forza, bestie infernali. Siete capaci solo di sputare fuoco. Non di sputare sentenze. Dai, premi R2 per assolvere o per condannare. Io ti assolvo. No, fermo. Io ti assolvo, maledetta. E io invece ti condanno. Condannare è figo perché comunque non devi fare assolutamente nulla. Però ogni tanto bisogna bilanciare entrambe le cose. Non puoi solamente condannare, non puoi solamente assolvere le anime. Ogni tanto devi fare anche quello che è giusto. Dove dobbiamo andare? Ecco la croce. Corri, Dante, corri perché crolla tutto. Ecco fatto, allora. Non ci serve, ma ricarichiamoci la vita. E scendiamo di sotto. Premi X per saltare. Tieni E1 per scivolare in basso. Grazie. Premi E, grazie. L'hai appena detto, gioco. Allora. Uccidi tutti gli schiavi e abbassare la porta. Ok. E se vado di qua? Attenzione. Nessuno mi ha mai detto che c'era. Ehi, basta un po'. Basta un po'. Quanta gente. Devo muovermi. La ruota della fortuna si avvicina. Ok. Dai, sì, certo. Adesso. Ecco qua. Questa? Cos'è? Ah, quella delle anime. Ok, d'accordo. Non mi ricordavo più. Sì. Oh no. Le anime fiammeggianti. Forza, anime. Ecco fatto. Ancora una. C'è ancora qualcuno, eccola. E la croce esplose. Quanto sacro e profano tutto ciò. È bellissimo, è veramente stupendo. Allora aspetta. Ai bastardi.
Per redenzione, per attivare la redenzione. Cos'è che faceva la redenzione? La barra della redenzione. Forse era la modalità furia di Sparta in pratica. Ti rendeva invincibile per tot secondi? Non mi ricordo. Io intanto... meglio se mi muovo, esatto. Bastardi. Corpi da scopaggio, direbbe qualcuno. Ok. Ah, bastava... mi stavo per far ammazzare per il niente, grazie. Fantastico, un genio. Oh, mi stavo per buttare di sotto io. E scendiamo. Potrei buttarmi di sotto, ma ehi, il gioco ci dice di scendere. Le porte dell'inferno. E tu chi sei, oh spirito? Allora, prima di tutto, ci prendiamo tutte le fontane. Visto che abbiamo un po' di anime, ci prendiamo prima questo. Poi ci prendiamo anche questo. Questo qui del doppio triangolo, anche quello in aria. Ed infine, questo qua del quadrato caricato. Qualcuno mi ha chiesto come mai avessi già 5000 passa anime. Era un DLC che c'era nel gioco. Vediamo il colpo caricato, che ho sempre amato questa animazione. Era bellissima. Eccomi, o spirito! Abbi pietà di me, chiunque tu sia. Una donna mi chiamò. Di comandar ciò che volea, la pregai. Beatrice! Io temo che il mio amico sia smarrito, disse ella. Aiutalo, Virgilio, così che possa venire da me. Io sono Beatrice. E quando sarò davanti al mio signore, tesserò le tue lodi. Poeta, ti prego, dammi la forza. La salverò da questo destino a qualsiasi costo. Hai trovato un nuovo incantesimo, Cammino della Virtù. Fantastico. Tralasciando il fatto che ne abbiamo già altri due. Ma comunque, questo è il mana, esatto. E ora arrivano i nemici. Allora, voglio provare prima questo. Ok, come dicevo, è un muro che fa danno a contatto. E questo uguale. Mamma mia, il colpo caricato, che bello che è. Vieni, bestione. Ti sto aspettando. Bellissimo. Sto bestione schifosamente enorme, bellissimo. Aia. Merda. Vai, alzati. Beccati questo colpo caricato. Anche questo. E io continuo a colpire e schivare. Merda, questo non l'ho schivato. Beccati questo. Ecco fatto. Triangolo o quadrato? Quadrato. Triangolo e cerchio. Tagliato a metà. Bellissime. Ste animazioni sono veramente stupende. Dare pugni oppure per schiacciare. Ok. Cioè, per sparare fuoco, afferrare un avversario. Allora, iniziamo un attimo facendo questo. Grazie. Questo. Braccati stante, alitata di fuoco. Mamma mia. Aspetta, prendiamolo quello e mo magno. Ecco fatto, bellissimo, bellissimo. Posso sparargli fuoco? No, peccato. Va bene, non importa. Mamma mia, la soddisfazione
di certe animazioni. Ehi, 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 vieni qua tu. Ecco qua. Ancora. Ma quanta gente sta uscendo fuori dalle fottute pareti? Purtroppo la litata di fuoco non è così utile. Cioè, alla fine sembra un piccolo attacco ad aria, niente più, niente meno. Altra gente? No, possiamo andare alla porta finalmente. Forza bestiola! È il momento di aprire il portone. Mamma mia, quanto siamo in alto! Finiremo tutti qua, ragazzi, noi, sappiatelo. Lasciate ogni speranza. O voi che entrate. Però non ho capito questo. La barra del mana è vuota, assorbì le anime e le trasforma in mana. Ma comunque ho delle anime o mi trasforma del tutto? A sto punto scopriamolo. È il momento di muoversi attraverso l'inferno. Le ambientazioni di sto gioco sono veramente magnifiche. Davvero, io ho apprezzato moltissimo God of War e tutto quello che era. Però, cazzo, Dante's Inferno, veramente, veramente stupendo come gioco. Prima moneta? No, ancora no. Chi l'avrebbe mai detto, gioco? Allora, Virgilio, dimmi. Or discendiamo qua giù nel cieco mondo. Lascia paura e codardia da parte. Noi siamo sulle scogliere da Cheronte. L'anime infelici va per questa tortuosa strada al varco di Caronte. Ok, spirito, cos'altro hai da dirmi? Mi aiuterai, poeta? Ah, la lama della morte. Se non sbaglio ci dovrebbe aumentare il danno. Ah, però l'impietà 1 ancora non ce l'abbiamo. Dobbiamo aspettare. Sarò tua guida in questo luogo eterno, ove udirai le disperate strida e vedrai gli spiriti dolenti che tutti lamentano la seconda morte. Beh, ci credo anch'io, piuttosto che vivere qui. Ecco fatto. Eccola la prima moneta. Cacchio, sì. Purtroppo ve lo dico già, anzi l'ho già detto anche nel primo episodio, con le monete probabilmente non le prenderò tutte. Mi dispiace, ma è una di quelle poche cose che sempre non sono riuscito a prendere tutte. Si va nella città dolente. La città dolente. O voi che entrate. Riviera della Cheronte. L'unico dubbio è che, vabbè, adesso abbiamo trovato una moneta, ma io non mi ricordo se le monete d'argento si trovano anche nelle pozze, queste qua viole e quelle verdi. E allora facciamo così. Aspettiamo un attimo. Guarda. Allora facciamo anche un altro tentativo. Prima... ecco qua, scusami, vieni qua tu. Ok, sì, quelle che prendo mentre non ho il mana pieno si trasformano solamente in mana. No, 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 non va bene. Ecco qua, bestie immonde, scomparite. Vieni qui tu. Anche perché la presa alla fine è utile per liberarsi di un po' di gente scomoda in una botta sola. Ecco qua, attenzione, muoviti. Vai, 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 vai. No, vai via. Ecco fatto. E addio a sto pipistrello brutto. Ecco fatto. Di qua c'è qualcosa? No, di qua c'è solamente una fontana. Grazie. Sì, anche perché trasformare le anime in mana vuol dire
non prendere praticamente nessun potenziamento. Belli loro. Beccati questo. Mamma mia, le combo di sto gioco che belle che erano. Condanna. Ho bisogno di potenziare un po' la falce ora. Bellissimo, bellissimo tutto. Forza. Non hai visto quello che è successo a quello prima di te? Beccati questo, cretino. Vieni qui. Kamehameha. Tagliato anche lui. Oh no. Meno male. Avevo schiacciato cerchio in automatico. Perfetto. Non mi ricordo gli oggetti, c'è qualcos'altro che devo rompere? Sì, c'è la fontana. Vai, 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 vai. Perfetto. Ecco qua, altra moneta d'argento. Ce n'è un'altra per caso? No, non mi sembra. Ecco qua, perfetto. Virgilio, cos'altro hai da dirmi? Anzi, aspetta. Grazie. Quelli che muoiono tutti arrivano qui da ogni paese, ognuno. Il traghetto di Caronte attende color che Dio non temono. Eh beh, ci credo. Altro? Ma che genti sono queste? Sì vinte e afflitte dal dolore. Tali sono l'anime tristi di color che visser senza infamia e senza lode. Il cielo non li vuole, né lo profondo inferno li riceve, per evitar che i rei se ne faccia un vanto. Eh beh. Altro? Cosa li induce a sì amaro lamento? Misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniamo di lor, ma guarda e passa. Mi sembra giusto. Guardiamo e non caghiamoli. Ah, guarda, un'altra fontana. Questi sono le attenzioni che magari ti fanno perdere qualcosa. E questi sono gli oggetti che ti chiedi, oh, se li rompo o no. A sto punto proviamoci. Mal che vada, ho perso solo una cassa. Oh, ma guarda, c'è un'anima che ha bisogno di redenzione. E qua un muro di fuoco. Beccatevi questo, pezzi di merda! Beccati la redenzione, bastardo! Aspetta, aspetta, aspetta! Vieni qua tu, che sei fastidioso! No! Preso! Addio! Beccati questo! No! Ecco fatto, almeno ci siamo levati quelli piccoli di torno! Forza, riprovaci. Ti sfido. Oh, merda. Provaci. Se ce la fai. Condanna. Cerchio. E addio la testolina. Dai che arriviamo in pietà 1. Forza, forza. Ehi, tu anima. Chi sei? Ponzio Pilato, la sua codardia contribuì a condannare un uomo per i peccati dell'umanità e ora porta il peso di quella colpa nel limbo. Lo so, Ponzio è... Allora, se seguiamo gli insegnamenti del Signore, nonostante Ponzio Pilato l'abbia ucciso, credo che Gesù lo perdonerebbe, sai? Sì. Dai, ti perdono allora, anima. È più facile condannare, ovviamente. Però, madonna mia, non me lo ricordavo così lento questo pezzo. Ad alcune anime... Mi ricordo che le perdonavo perché pensavo fosse giusto. Altre le condannavo perché se lo meritavano. Quindi, se vogliamo pensare al loro signore, credo proprio che in cuor suo
credo che lo perdonerebbe. 800 anime, beh. La pace sia con voi. Anche con te, spirito. Lo so. Libero arbitrio, ottenuto uno di santità. Le abilità sbloccate per questo livello. Anche perché, come dicevo, adesso stavamo condannando tutti i nemici. Tanto valeva assolvere almeno qualcuno. Dunque, cosa abbiamo? Triplo attacco della croce. Ah, Dio mio, gli attacchi parata e poi attacco. Me li ricordo. Questo ci aumenta il mana, questo ci aumenta la salute. E questo aumenta cammino della virtù. Allora, iniziamo prendendo questo. Il resto ce lo teniamo da parte. Le animazioni delle porte poi saranno cazzate, ma sono bellissime. Ecco qua. Una stupidata, mi raccomando, però. Quelle stupidate belle. È il nemico che penso ora. Su ciò che è sacro, giuro di rinunciare ai piaceri della carne. Fino al ritorno da questa nobile crociata. Come no? Mi sono data a te perché io so che sarai fedele al nostro amore. Gioco? Gioco! C'è qualcosa che non va! Devo essere onesto con questa dolce creatura. Non vedo! E invece sarò io a prendere il premio. Vabbè. Lasciala. Lei è innocente. Non per molto. No! Appartengo a lui ora. Puoi incolpare solo te stesso. Ma perché? Ma perché? È tutto nero. Una fanciulla tanto fedele. E tanto pia. Credo ci sia qualcosa da sistemare qua, Credo ci sia qualcosa da sistemare. Allora, vieni che ti condanno. Ho bisogno di ancora un po' di punti. Che così mi posso portare dietro anche la falce. Vieni. Bastardo. Forza, bei caproni. Beccati questo. Sto attacco qui io l'ho sempre adorato. Bellissimo, anche come animazione. Ecco fatto. Vieni, 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 vieni che ti condanno. Perfetto. Danno della falce, adesso lo aumentiamo. Ecco qua, bello. Vieni, 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 vieni. Oh, sarà anche poco il 10% adesso, Però più avanti sarà sempre più comodo avere ancora più danno. Anche perché ti libera di certi nemici piccoli e fastidiosi in maniera più rapida. Levati. Forza. Beccati questo. Tra un po', adesso non mi ricordo tra l'altro quanto, dovremmo prendere anche il potenziamento della croce, che è la stessa roba che abbiamo appena preso della falce, ma ovviamente dalla percentuale alla croce. E che palle. Beccati la condanna. Tutti e tre squartati, tra l'altro. C'è qualcosa qui? Anime brave. Non sperate mai di vederlo c'è. Ci credo. Prendiamo questo. Grazie. E facciamo un salvataggio.